Allora, grazie Presidente, volevo anche io, anche a nome della maggioranza politica, esprimere una valutazione in base a quello che è accaduto. La prima, che da un punto di vista giuridico, tecnico ed amministrativo condividiamo quella che è stata la sua valutazione, ovviamente il parere del segretario generale, cioè la pregiudiziale era inammissibile, però io ho apprezzato l'intervento iniziale che ha fatto il consigliere Lanzotti e mi pare che c'è un elemento che condividiamo sull'importanza di questa seduta ai fini del bilancio, cioè che politicamente effettivamente la non partecipazione della completezza dei membri potenziali di questa assise può rappresentare in qualche modo un vulnus. Tanto è vero che noi eravamo pronti, io ero pronto a votare in maniera positiva la pregiudiziale, ovviamente con la specificazione che era stata fatta dal Presidente. Però colgo l'occasione per fare un ragionamento e quindi una considerazione su quello che reputo a questo punto opportuno per dare una risposta chiara, efficace e completa alla città che indubbiamente aspetta. La nostra posizione come maggioranza è quella che la città si aspetta oggi, risultati che vanno nell'interesse della città, e quindi riteniamo che si debba fare ogni sforzo da parte di tutti per provare ad evitare lo scioglimento del Consiglio Comunale, perché questo provocherebbe, questa è la nostra opinione, la mia opinione personale, il caos nella città e una serie di effetti devastanti che poi magari sui quali mi concentrerò successivamente nel corso del dibattito. Quindi credo che si debba fare ogni sforzo nella dialettica democratica completa all'interno di questa assise perché si arrivi a questa valutazione, tenendo conto che noi non abbiamo ancora la diffida del prefetto e quindi non c'è un termine perentorio in cui oggi dobbiamo decidere. La seconda, che questa assise tutta deve essere libera di poter decidere senza che ci sia alcun convitato di pietra all'interno di questo maschio angioino e che ci possa essere la discussione la più libera e la più responsabile possibile. La terza, che ci sta impegnando ovviamente in queste ore e che ancora di più ci vuole fare impegnare, e che noi da tempo l'abbiamo già detto, ma ancora oggi lo pensiamo, pur potendo nella nottata anche approvare il bilancio, è che noi abbiamo una maggioranza politica forte, coesa, che io ogni giorno ringrazio, anche stamattina, ma non abbiamo una maggioranza numerica. Quindi questo significa che bisogna fare un lavoro e appellarsi a tutta quella parte del Consiglio Comunale, anche non seduta in questo momento nei banchi della maggioranza politica, affinché si rifletta su quanto sia necessario mettere in campo un'azione politica e amministrativa di transizione che ci porti fino alla primavera, tenendo presente, che forse è una variabile che sfugge a qualcuno, che ci troviamo in zona rossa, in una piena esplosione della pandemia sanitaria, della pandemia sociale e della pandemia economica. Quindi noi ci vogliamo assumere la responsabilità di fare di tutto, non solo che si approvi il bilancio, perché approvati il bilancio, fra 15 giorni ci troviamo un'altra volta qua con l'assestamento. Quindi credo che ci sia e sia necessario un appello da parte mia, ma anche da parte della nostra maggioranza, a tutta quella parte politica qui rappresentata, che abbia a cuore quel senso di responsabilità, di amore per la città e di voler trovare insieme le modalità non solo per approvare il bilancio, ma anche per approvare una serie di provvedimenti che appunto la città si aspetta. Che la città si aspetta provvedimenti, si aspetta azioni, non si aspetta commissariamenti, inazioni, inerzie, caos e cadute da un punto di vista giuridico e amministrativo. Quindi la mia proposta è quella di accogliere nell'aspetto politico e sostanziale la richiesta che era insita nel provvedimento della pregiudiziale, in quanto giuridicamente inammissibile, ma politicamente corretta,
di aggiornarci nei prossimi giorni e cercare in queste ore di provare ad arrivare anche con una maggiore condivisione di quanto sia importante in questo momento provare fino all'ultimo non solo a farcela con il numero risicato, ma provare ad avere anche una forza politica e amministrativa maggiore che noi come numeri non abbiamo, come abbiamo detto più volte, che quindi potremmo anche approvare il bilancio, ma non ci riterremmo soddisfatti, perché abbiamo compreso che in questo momento è necessario provare, io voglio provarlo a fare, come me e tanti altri, un'azione di responsabilità di fronte a un momento così difficile per la città, in cui credo che ognuno da solo non si può caricare un momento così difficile, e anche noi come maggioranza, pur provando ad approvare il bilancio stanotte, riteniamo che anche questo non sia sufficiente. Quindi, Presidente, io ritengo che sia necessario, almeno questa è la mia proposta, porre ai voti una richiesta di rinvio della seduta del Consiglio Comunale. Grazie.